Oggi analizziamo la Pedroni Ipard, una realizzazione di una casa italiana artigianale, ma specializzata nelle biciclette da enduro e da downhill, e quindi con una vocazione sportiva e di elevata agilità ed efficacia del mezzo. La Ipard si presenta con linee molto gradevoli, slanciate, monta un motore Polini che per il momento è abbastanza raro nelle applicazioni fuoristradistiche, un bel carro posteriore molto efficace, il tubo reggisella è piuttosto inclinato ma dà l'impressione di essere quasi una downhill, in realtà l'angolo fra l'asse dei pedali e la sella è di 73 gradi, quindi non eccessivo. E infatti in salita la bicicletta si comporta bene, non cabra affatto. Davanti c'è un'eccellente forca della formula modello Selva R. I freni sono sempre della formula, in questo caso sono i Cura, ma possono essere montati anche i Cura 4. Mozzi e cerchi sono sempre della formula della linea 3. Tutti i prodotti estremamente validi. Al posteriore un RockShox di alta gamma, veramente efficace. In questo caso il gruppo cambio è uno SRAM, ma è provvisorio, in futuro verrà montato un 12 marce. Sul manubrio troviamo, a parte il manubrio in carbonio, troviamo un comodissimo sistema per muovere la sella che può essere mosso in tutte le direzioni, quindi è efficace in tutti i modi, è veramente valido. La classica pulsantiera, bel manubrio in carbonio e basta. Quindi tutto molto pulito, semplice ed efficace. Davanti notiamo le luci, che sono poco più di luci di posizione in questo caso, ma sulle quali, sui supporti, probabilmente può essere montato, volendo, delle luci molto più potenti nel caso si volessero affrontare delle notturne. La cosa che ci è piaciuta molto di questa bici è l'aderenza nelle curve, specialmente sui single track, sui pezzi scassati, ma anche sul liscio veloce. Le gomme montate sono delle VE Factory, azienda praticamente sconosciuta vietnamita, che però ci ha stupito per la qualità del prodotto. L'aderenza è veramente notevole e assolutamente inaspettata. Certamente l'efficacia del carro posteriore e delle gomme, oltre ai cerchi e alla frenata garantita dai Formula Cura molto pastosa, porta ad avere una combinazione indubbiamente vincente. Infatti questa e-bike ci ha stupito specialmente per la qualità della sua ciclistica, sia per la maneggevolezza ma specialmente per la tenuta in curva, dove si può piegare più
più del normale, avendo la certezza di avere le ruote incollate al terreno. La formula Selva R è una gradita conferma, in quanto garantisce eccellente comfort e anche una capacità di assorbimento degli ostacoli molto buona, molto progressiva, la scorrevolezza è notevole e oltretutto è anche bella da vedere. I freni, sempre dell'azienda italiana Formula, sono i Cura, in questo caso a due pistoncini, hanno un comando a leva molto ergonomico, molto gradevole e anche bello da vedere. Indubbiamente sono un livello qualitativo elevato sia per le prestazioni che per l'estetica. Le manopole sono della dimensione giusta, si impugnano bene e non sono per niente scivolose. La pipa è molto corta e evidenzia la sportività di questa e-bike. Il telaio in alluminio con saldature molto ben fatte, che verranno apprezzate da chi conosce l'arte del saldare l'alluminio col TIG, è molto gradevole e rinforzato nei punti critici. Per maggiori dettagli tecnici e per le nostre impressioni di guida potete leggere la recensione completa pubblicata sul nostro sito ebikefind.com.